Amici di cerignolaviva.it, ci troviamo qui con l'amministratore delegato di Tecnomaster Società per Azioni, Michele Monaco, che ci parlerà di una manifestazione che è StornaRap. Sì, allora, Stefano, StornaRap, insomma, già dall'anno scorso, dagli anni passati, è un evento che ha portato sempre molte persone a Stornara. Insomma, non ultimo l'anno scorso, nell'evento StornaRap 2015, abbiamo avuto J-Ax che praticamente ha portato quasi 50.000 persone a Stornara. Ecco, quest'anno era difficile, insomma, riuscire a fare meglio, però, insomma, noi ci proviamo con uno staff importante, ci proviamo con innanzitutto l'associazione Pugliable, che mi vede anche in prima persona come socio fondatore, e in più con i ragazzi della Tecnomaster.biz, società per azioni, che ci danno una mano in quello che è tecnicamente, diciamo, tutto l'iter informatico, insomma, che crea questo evento, cioè tutto quel background che sta alle spalle, che ci porta sia persone all'interno dell'evento e sia praticamente anche artisti. Poi, quest'anno, insomma, abbiamo pensato a una grande direzione artistica, abbiamo pensato a Nicola Molinario, che è uno tra i più grandi imprenditori, diciamo, a carattere musicali, che si trovano, insomma, nel sud Italia, e poi ad Antonio De Toma, che penso che tutti conosciate per il fatto che è un nostro conterraneo, un carissimo amico di Cerignola, una persona che ha portato Ranieri qui a Cerignola, ha portato Caparezza. Insomma, spero che non abbia bisogno di presentazioni. StornaRap è importante, è un evento importante ed è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, che saluto, persona del sindaco Rocco Calamita, l'assessore Nigro. Sono sempre attenti a quelli che sono, diciamo, gli ambiti sociali e culturali, sia per quanto riguarda il divertimento e sia anche puramente per quelli che sono, diciamo, gli aspetti un pochettino più concreti, quelli dell'aiuto da parte della cosa pubblica alle persone, agli imprenditori. Ecco, ricordiamo che StornaRap è nato come contest, quindi un'opportunità anche per i giovani, oltre alle grandi presenze di star che poi ne andremo a parlare sicuramente, come Gay Pequeno, Shaggy e Salmo soprattutto, ma è nato anche come contest, come opportunità per i giovani di esprimersi nella musica del rap. Certo, è un bellissimo contest. Io a tal proposito voglio dire che siamo estranei a tutti quelli che sono le logiche delle case discografiche. Quindi il rap è un genere musicale che ha bisogno di essere così com'è, quindi praticamente va gestito perché da un punto di vista in pratica imprenditoriale è totalmente diverso. Infatti i ragazzi che fanno rap non hanno una casa discografica, spesso e volentieri si pubblicizzano tramite YouTube e creano quelli che sono quei YouTubers, quindi praticamente quei ragazzi che da soli in pratica diventano famosi tramite YouTube. Noi, insomma, col contest quello che vogliamo fare è rendere molto appetibile, insomma, da un punto di vista imprenditoriale di questi ragazzi, insomma, diciamo, Dagli l'approccio una alla musica certo. rap. Ecco, una domanda adesso personale volevo Sì. rifarti. Tu sei un imprenditore, ovviamente, di una società. Sei in prima persona nel territorio, investi molto nella Capitanata. Ecco, cosa ti spinge a investire e su quali iniziative ti spinge a investire in questo territorio? Ma Stefano, insomma, io non è che investo tanto in Capitanata, io investo in quelle situazioni che secondo me sono importanti e sono fatte bene. Perché investire in StornaRap? Perché praticamente sta fatto bene, cioè è palese, si vede direttamente dal sito, insomma, quello che sta fatto, cioè ogni attore all'interno di StornaRap sa quello che deve fare e viene fatto cercando di farlo nel migliore dei modi. Ecco perché noi investiamo in questi progetti. Sono progetti importanti che danno la possibilità sia al lato dell'imprenditore di avere quell'esclusività commerciale che porta anche a insomma, un ritorno d'immagine nel territorio. Ma poi, diciamo, mi è risultato veramente facile, al di là del fatto che in effetti io sono anche socio della Pugliable, diciamo socio fondatore della Pugliable, ma proprio per un discorso di vicinanza proprio a quello che si sta facendo. Ok, quindi per me era molto più facile. Oltretutto, insomma, investiamo anche da un punto di vista calcistico, pallavolo, Sì. cioè è importante, importante. Ecco, una domanda ancora personale, l'ultima: ti lega un'amicizia anche con Nino Cianci. Sappiamo un episodio di cronaca che c'è stato un incendio di un ristorante senza i medici.
Allora, qualora venga accertato, manca solo, diciamo, da un punto di vista tecnico, che si pronunci verso un atto doloso. E io sono sinceramente emozionato a dire che mi sento molto vicino a Nino Cianci, sia come imprenditore sia come amico. E un atto del genere è un atto che mi ha lasciato dal primo momento senza parole. Infatti io anche dal primo momento, insomma, quando ho saputo della notizia, ho dovuto dire poche parole. Il primo era un ba su Facebook, il secondo è esprimo la mia vicinanza praticamente a Nino, a Lucy Catalano e a tutti i ragazzi che stanno lavorando dentro i Sensi Unici. Spero che riapra nel minor tempo possibile e spero che questo atto ignobile venga presto dimenticato. Grazie per avermelo chiesto. Perfetto, ti ringraziamo e ti lasciamo ai tuoi impegni lavorativi. Grazie mille Stefano, grazie a te. Ciao. Amici di Cerignolaviva.it, ci troviamo qui con l'amministrazione comunale nella persona di Roberto Nigro. Ecco, quanto conta investire, stavamo parlando appunto con l'imprenditore, quanto conta investire sui giovani, soprattutto sui giovani di Stornara, della Capitanata, dei 5 Reali City? Conta molto, soprattutto perché noi da quando ci siamo insediati abbiamo puntato soprattutto su un turismo degli eventi, cose che a noi mancano praticamente, chiese, castelli, per cui vengono a vedere il nostro paese per le bellezze architettoniche. Quindi in mancanza di questo l'amministrazione comunale si è prefissa soprattutto di puntare sugli eventi, portare dei grandi nomi, grandi artisti nel nostro paese e favorire questo tipo di turismo. E, dice, da qualche anno ci siamo riusciti e soprattutto il contest che stiamo facendo, il Festival del Rap, ormai è diventato uno dei festival ormai di una caratura regionale, e adesso ci siamo dati prima regionale, nazionale e internazionale con i vari ospiti che sono venuti, da J-Ax a finire adesso con Shaggy. Ecco, mi ha colpito una vostra affermazione nella conferenza stampa dove avete detto: prima ci prendevano per pazzi per far diventare Stornara una grande città piena di eventi. Quanto conta, ecco, mettersi in gioco? Ci sono stati momenti in cui pensavate di non farcela forse? No, quelli momenti di non farcela no, perché, come vi dico fra virgolette, siamo pazzi in quel senso. Cioè, uno deve saper osare, come dice il nostro sindaco Rocco Calamita, devi usare, la miglior difesa è l'attacco. Quindi come mai il Salento ce la fa a fare una notte della Taranta e noi in Capitanata non possiamo fare dei grandi eventi riconosciuti anche in ambito regionale? E quindi noi siamo partiti in sordina con una piccola notte bianca e poi pian piano ci siamo soprattutto improntati sul rap, artisti soprattutto locali, tra cui gli ospiti in passato erano i Tavola 28, poi piano piano siamo passati a Clementino, Rocco Hunt, che avevano vinto i vari festival di Sanremo, che aveva vinto il Festival Bar, e in più l'anno scorso la chicca con J-Ax, i 99 Posse, che sono stati il padre del rap, e quest'anno migliorarsi era difficile, come ha detto il nostro caro amico Michele, ma ci siamo riusciti facendo 3 serate con 2 artisti nazionali e uno di caratura internazionale. Ecco, un'ultima domanda, prima i giovani, ci sono stati episodi anche, stavamo parlando di cronaca, per quanto riguarda un ristorante di Sensi Unici, ecco, quanto conta portare, ecco, i giovani, toglierli dalla strada, insegnarli giustamente in queste manifestazioni, dargli una giusta via? Allora, innanzitutto esprimiamo, come l'ha già fatto il sindaco e altri assessori, quindi tutta l'amministrazione comunale vicina all'imprenditore Nino Cianci e tutti i dipendenti, e non solo, oltre ai dipendenti anche le famiglie colpite, perché ci sono anche delle famiglie che sono state colpite dalle fiamme, quindi stanno vivendo una situazione di disagio. Abbiamo istituito un'unità di crisi per quanto riguarda con l'ufficio tecnico, quindi stanno provvedendo pian piano, la situazione ritorna alla normalità. E per quanto riguarda i giovani, gli eventi servono anche per questo, per i giovani. Innanzitutto in Stornara avremo, negli eventi passati abbiamo avuto sempre 60 giovani che lavoravano intorno al circuito del festival, soprattutto nei bar, pizzerie, quindi andavano ad assumere altre persone, per cui per la mole di gente che è venuta, e oltre a quelli che collaborano insieme all'amministrazione. Ho stanziato sia l'anno scorso che quest'anno 20.000 euro per quanto riguarda i buoni lavoro, i voucher, dove lavorano anche molti ragazzi.
abbiamo fatto, siamo uno dei più pochi, dei pochi paesi che ha usufruito di tutti i progetti del servizio civile, quindi ne abbiamo fatti almeno 6, hanno lavorato 4 ciascuno, stiamo facendo anche gli altri. Abbiamo fatto anche per quanto riguarda l'università, una convenzione universitaria che andiamo a firmare un protocollo d'intesa a settembre, dove appunto apriremo uno sportello per quanto riguarda i finanziamenti europei. In più, con i PIN che abbiamo presentato l'altra sera, per quanto riguarda i PIN regionali, i finanziamenti che danno fino a 30.000 euro, noi oltre al finanziamento regionale che si andrà a coprire le spese per questi ragazzi, noi mettiamo a disposizione la nostra biblioteca o il centro polivalente per quanto riguarda le utenze, il telefono, il fax, per ricevere il giovane che vuole aprire le attività, gli diamo questa possibilità di avere una stanza e praticamente può avere contatto con i vari fornitori, cioè lo avviamo senza che lui ha già la prima difficoltà di affissarsi una casa, trovare una location, certo. Ce la regala il comune. Perfetto, la ringraziamo assessore e alla prossima. Grazie. Amici di cerignolaviva.it, ci troviamo qui col direttore artistico Antonio De Toma, ecco, direttore dello Storna Rap. Avete portato due grandi star internazionali come Gay Peghegno e Shaggy. Innanzitutto i direttori artistici siamo due, io il mio amico di sempre, nonché un altro grande dello spettacolo, Nicola Molinario, solo che lui non ama fare le interviste, purtroppo questo aspetta a farlo a me. Sì, abbiamo portato due grossi nomi, soprattutto quello di Shaggy che è internazionale, senza sottovalutare quel Pequeño, che è anche un bel nome, un grande artista, e per noi non è stato difficile, anzi è il nostro lavoro e grazie al cielo riusciamo a muoverci, e anche con quanto riguarda la trattativa con gli americani, sì è stata un po' più lunga, però alla fine ce l'abbiamo fatto a portare anche Shaggy a questo Storna Rap, che è un bel progetto, non solo regionale, ma è un progetto nazionale, dove da un po' di anni seguiamo, riusciamo a seguire, e adesso abbiamo sposato in pieno questa organizzazione. ADM One in prima linea su tutte le varie iniziative e concerti, ecco, ci puoi svelare un po' le prossime iniziative che ti vedranno partecipe? Ah, di concerti ed eventi noi ce ne abbiamo un bel po' in giro, non possiamo elencarli tutti, però vi dico di alcuni che abbiamo sempre con la Music One, abbiamo il concerto di Adi Gazzè, abbiamo Silvestri, abbiamo gli Stadio, un altro di Tio Mancino e altre date che adesso non ricordo tutte perché sono un bel po' di date, oltre a quelle di concerti musicali poi abbiamo un bel po' di date anche con quello che ci vede molto in auge anche con la comicità Made in Sud, con la comicità nazionale. Perfetto, grazie dottor De Toma.